Tenente Anderson, mi chiamo Connor. Sono l'androide della Cyberlife. Aspetta qui. Ci metto un attimo. Impossibile. Io vengo con lei. Senti, ti consiglio di non rompermi i coglioni se vuoi passare la notte tutto intero. La tua ricostruzione non è malaccio. Ma non ci dice dov'è finito l'androide. La mazza lo ha danneggiato e ha perso del Tyrium. Ha perso cosa? Ti scongiuro. Non dirglielo. Hola, ciao a tutti e benvenuti su questo nuovo episodio di Detroit Become Human. Io qua mi sono dimenticato di chiudere la finestra, se no tutto senso. Ok, che cazzo sta succedendo? Benissimo. Che cerchi? È pronto. Sì, sì, arrivo. Che ansia sta casa. Serve il pasto, davvero l'unica cosa che posso fare? Intanto. Sì, sì, intanto arriva, sì. Ma non c'è un modo per correre, no, non l'ho ancora scoperto, non sono andato a cercarlo. Che cos'è qui? Accendi. Ah, c'è qualcosa che non mi fido. No, non mi... Devo sbloccare qualcosa. Serve il pasto, luce accesa. E c'è qualcos'altro che devo fare. Vai a chiamare la Big C. Dio, sei bruciato tu però. Eh? Servi la cena, è obbligatorio. Davvero? A quanto pare. Solo che sti codardi. Vi odio perché mi avete fatto. Dai, se no perdo tempo. Serviamo la cena. Servi il pasto. È precotto, sì. Buono. Proprio all'italiana. Andiamo. Il tavolo sta di là. Ah, ma la piccola stava lì seduta. In cucina. Ho fatto il possibile. Va, prima il padre e poi la bimba. Mocciosi. Beh, state pregando? Serve Alice e Todd. Allora, intanto l'acqua. Se no faccio... la vita. Eh? Perdo il lavoro per colpa degli androidi. Ah, e poi c'è un androide che... mi serve qualcuno che sistemi questo cesso di casa? Che cosa faccio? Esco e assumo un cazzo di androide. Pazzesco. Piantala di girare, che cazzo, mi dai sui nervi! Che hai da guardare? Che cazzo di problema hai? Non è la vita che sognavi, eh? No, raga, questo sta fuori forte. Credi forse che sia facile? Forse credi che è colpa mia se viviamo in questa fogna? È colpa mia se quella troia di tua madre se n'è andata? Dovresti smettere di farti, Todd. A volte mi fai davvero paura, Todd. La stronza se ne va senza dire una parola. La stronza mi lascia per un'impiegata del cazzo! È tutta colpa tua. Papà, no! È tutta colpa tua, cazzo! Ma davvero? Torna qui. Torna qui. Torna qui subito! Io non mi muovo. È colpa sua. So che è colpa sua. Io qua ci prendo le botte. Vai a vedere Alice. Devo darle. Ok. Tu resta lì. Non provare a muoverti. O ti concio peggio dell'altra volta. Cane maledetto. La troia mi lascia senza dire niente. Vaffa. Non muoverti. Addirittura a sto livello. Bam! Oh, ma stiamo
dai! Cazzo, dai! Si ribellavo! No, questa mo c'è via le botte. Hai affrontato un ordine. Oh, proteggi. Oh, proteggi Alice. Io mi devo proteggere. Ragiona con Todd. Poteva essere felice. Poteva avere una famiglia, ma no. Le hai fregato un cazzo di come stavo? Io proteggo Alice. Ho fatto di tutto per la felice. Non era abbastanza. Entra, entra. Entra. Che questo è matto forte. Ali, mo so cazzi nostri. Sta arrivando, mi picchierà. Scappa, va via o ti romperà come l'ultima volta. Ah, dovevo prendere. Scappa con Alice, vediamo un attimo se abbiamo fatto la cosa giusta. Non c'è la pistola dell'altra volta, porca merda, non me sono ricordato. Oh! Che cazzo ci fai qui? Ti ho dato un ordine! No, non le farai del male. Ah no, davvero? Lei è mia. Ci faccio quello che voglio! No! No, qua finimo male, qua finimo male, qua finimo male. No, 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 no. Porca miseria, ho fatto proprio le scelte sbagliate. Entra qui. Prendi la pistola. Non costringermi a cercarti. Prendi quella fottuta pistola che avresti dovuto prendere prima. Ah, qui famo fuori qualcuno. Oh, uno che picchia una ragazza, una che picchia una bambina. Mi dispiace, cucciolo. Mi dispiace, ma io te sparo. Mo so cazzi tua. Ah, mo so cazzi tu. Lasciala stare. No, no, tu muori. Che cazzo fai? Metti giù la pistola e togliti dal cazzo. È un ordine! No, devi lasciarla stare. Devo? Se no cosa fai? Dammi il consenso. Cosa cazzo farai? Te spara una gamba. Sparerai così? Sparerai a un umano? Sembri avere un problema. Penso che dobbiamo risolverlo. Ma l'avevo fatto! Cacchio. Vieni qui, troia. Dai che l'hai parato. Vai. X, fammi provare qualcosa. Libera, porca. Vai. Dai che te so protetto. Vai, non mi interessa. Basta, papà, non picchiarla. Dai. Ok, ok, non mi interessa. Se sto calmo posso farcela, eh? E fai come ti dico. Oh, grande! Cavolo, questa me la rivedrò. Va che questo muore! Oh, sì, cacchio, finalmente. Dove ti ho preso? Un robot. Non vorrei dire niente, ma sotto il mio controllo ha ucciso un umano. O ferito un umano. E non è cosa buona. Raga, a me non mi interessa. Non voglio salvarne alcuni. Questo non lo meritava. Per me questa è la morte e basta. Qual è il tuo compito? Oh, scappa, quindi è ancora in vita? Vai, esci, vattene. Vattene prima che te becca. Non so davvero dove possiamo andare. Situazione attuale. Siamo nella merda. Questa è tanta roba. Eh sì.
Forse quello è il livello di agitazione. Quello che c'hanno. Oh, qua. Un capitolo è finito. Mamma mia, quanti ne avrò sbagliati. Oh mio Dio, ma c'era. Clara spara tutto. Poteva andare in un altro modo. Ma ho scelto la via difficile. Ma guarda i finali: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho contato prima la pesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Più il mio 7. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Il capitolo si chiamava Notte Tempestosa. Potevo magari non fare questa finaccia. Non so cosa mi riserva il futuro e davvero mi emoziona. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Come al solito, lasciate un like e commentate. Bye!